Abbiamo già festeggiato 3 volte. Il primo è l'albero secondo d'Europa, a Curinga, Tropea, il borgo dei borghi, Vibo Valentia, la città del libro. Beh, sono iniziati anche i quarti festeggiamenti, perché Paola Giancotti, guarda caso, oggi è in Calabria per festeggiare le piste ciclabili che sono, per numero, le prime d'Italia, quelle della nostra montagna. Allora permettetemi di dire che è una grande soddisfazione, perché quando si parla di Calabria in prima pagina noi mettiamo sempre le cose brutte, poi le cose belle non le mettiamo mai. Beh, cominciamo a mettere queste cose belle. E chiaramente oggi nella discussione qui a San Pietro, io voglio ringraziare Vitaliano, voglio ringraziare Rosetta, voglio ringraziare i consiglieri regionali che sono qui con le altre prologo, ma si è parlato veramente della Calabria, ma si è parlato dei movimenti, delle prologo che chiaramente in futuro dovranno essere ancora più incisivi. Certo, più incisivi, perché noi stiamo progettando insieme. Noi abbiamo delle società che adesso ci seguiranno e che ci metteranno nelle condizioni di costruire dei veri e propri progetti europei, che chiaramente noi non faremo mai sfuggire, perché nello stare insieme tireremo fuori il meglio e lo metteremo in risalto. Un'altra delle cose sarà il progetto Erasmus per le prologo, che sarà un divertimento per i nostri giovani all'interno delle prologo, ma sarà anche un ritorno eccezionale. Pensate, 30, 40, 50 gruppi anche in periodi invernali che riscendono qui in Calabria dall'Europa, che noi ospiteremo, che ci daranno la possibilità di far conoscere il nostro territorio in periodi in cui noi non pensavamo mai di poter avere dei risultati simili. Allora, questo grande movimento intorno alle proloco che vogliono lavorare non è che un inizio, noi vogliamo continuare a portare avanti Calabria. Calabria per noi è essere in una situazione da dover risalire una china, ma soprattutto essere in una situazione da dover mettere in risalto tutte le cose belle che noi abbiamo, e di cose belle ne abbiamo veramente tante. Voglio ripetere una frase che qualcuno ormai mi ha copiato, tra virgolette, no, ma simpaticamente: la Calabria è un aereo che si dice che non decolla. Beh, io dico che la Calabria non decolla perché questo aereo è pieno di tante cose belle. Allora, per farla decollare dobbiamo cominciare a lavorare tentando di anno in anno di mettere in risalto tante di quelle cose, perché quando le avremo messe in risalto e avremo lavorato per questo territorio, poi l'aereo un domani sarà vuoto e potrà decollare tranquillamente. Grazie.